Oh, hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-K Watch Busters 2 Magnum. Come per lo scorso episodio giocherò questo capitolo per intero, senza fare parti multiple, ovvero una sola parte. Oggi faremo il capitolo 9 e guarda un po', c'è un boss della famiglia Bundori. Interessante. Quindi, o che vogliono attaccarci in massa tutti quanti fino ad arrivare al capitolo 10, cosa che dubito, ma penso che ci attaccheranno un po' per volta. Non so neanche però se Bundori verrà ad attaccarci qui o direttamente nel post-game. Lo vedremo poi. Comunque sia, mancano pochissimi episodi e poi arriverà Pokémon Scudo. Bene. Vedevo un attimo la camera che andava in defocus, quindi ho dovuto un attimo aggiustarla. Vediamo un po'. Questo amico, oh, subitissimo. Subitora. Assolutamente amico lo voglio. Ma che succede qui? Ci attaccano in massa. Avete rotto le scatole? Basta un po' a parlare. Oddio che noiosi che erano quelli. Tanto non l'avrei letto comunque, neanche fosse stato italiano. Beh, forse. Oh, si è arrabbiata. Eccomi, sto arrivando, tranquilla. Mo' aggiustiamo i conti. Irene Bundori. Tanto che c'era una ripresa anche da dietro, non mi dispiaceva a sto punto. Proprio lì davanti ha inquadrato, non lo so. Ehi, sì, vabbè. Mi scusi, ho attaccato prima, mi scusi? E se ne vada allora. Lei non rispetta le regole del gioco, se ne vada. Anzi, come diceva Fantozzi, se ne vadi. È italiano. Necolumbus lo toglierò, non vi preoccupate, quando saranno gli ultimi livelli lo leverò. Eccolo va. Va bene, va bene. Io ho visto gente che lo utilizzava ed era forte. Però l'evoluzione. Quindi potrebbe rivelarsi utile. Ah, possiamo portare 40 no, 30 proiettili. 20. Ah, 10, 15, 20. Certo. Matematica. E ok. Vediamo allora il prossimo Bosu. È cambiato. Mani tutto. Io me lo farei. Ma ci facciamocelo, dai. È tostarello, eh? Non notate anche voi? Però lo sto massacrando di botte. Cioè, le sta prendendo a destra e a manca. Neanche un danno. Neanche un danno! Signori, che maestria. Che maestria. È lo scudo. Vabbè. Oh, non mi sono mosso. Sempre davanti a lui. A menar le mani. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Ma chi mi ferma? Che poi, non è per dire nulla, però adesso c'è Dandori. Andiamo un po'. Però se non pare c'è Leo Forte come medaglia degli oggetti perduti.
La medaglia di Leo forte era. Potrebbe rivelarsi un ottimo alleato, se non altro per dare varietà al team. Vediamo un po' quanto re. Non parlo più. Prometto di non parlare più. Tanto per finire in bellezza. Prometto che non parlo più, ragazzi. Stavo per dire, vediamo quanto è resistente. Ah, ora c'è Leo. Ecco perché c'era Leo forte qui in realtà. Ora c'è Tranca. Tranca. E quindi qui come boss c'è povero eroe? Ok, affrontiamo Tranca allora. Mi chiedo chi sarà il big boss. Spero sia... No, non devo dire nulla. Però Komma-san... scusatemi, però Komma-san ci ha preso una pigna da far paura. Non vorrei dire nulla. La prossima prometto che non parlo. Se è uno della famiglia Bundori. È praticamente l'ultimo. Vediamo un po'. Qui chi c'era allora? Povero eroe, come ho detto. No! Sì, lui è povero eroe, se non sbaglio. Lui! Gowin, ok. Oh, le tre spade iniziano a brillare. Attenzione, sento una presenza nemica. Cavoli, si è grosso però. Ma c'era del testo lì perché? Sì, si presenta come... Ma non mi dire che è tipo una specie di lottatore. È un wrestler. Ok. Lui è promettente. Finalmente. Aio. Beh, insomma, aio, non esageriamo, Andre Link, eh. Ma quest'aura gialla. Vai. È pericoloso, ragazzi, eh. Quando arrivi però? È pericoloso, ragazzi. Bisogna stare un pochino più attenti con lui. Bravi, ragazzi. Avete programmato un buon boss. Questa volta avete fatto un buon lavoro. Però attacca con questo Energy Max. Alla carica, levati. Questa è pericolosa. Sì, però non ho più la stamina, maledetto. No, beccati questo e vattene. Ci devi sentire quando i Busters dicono una cosa. Ragazzi, ho detto che non mi sarei più allenato, ma questo ci voleva. Che livello era? Non poteva neanche essere troppo alto come livello alla fine. Mi è piaciuta, la prima lotta che veramente mi è piaciuta davvero davvero tanto. Sono contento, livello 24, ma a parte forse questo era proprio un boss di quelli un pochino più tosti.
Oh, e un nuovo ingranaggio, ovviamente. Una nuova chiave, una nuova vite. Loro la chiamano vite. E questo che cosa sarebbe? Non può essere quello. È un timone. Ma era... Ma c'è una trappola lì sopra? Oh! È una trappola, forse. Il pirata Billy, quindi, ha installato una specie di timone? È una nave, quest'isola? Lo sapevo. Guarda che combinato. Però forse ha fatto una cosa buona. Koma-san dice, allora Indy J è davvero un grande esploratore. Sì, però per sbaglio ci ha azzeccato. Che cosa ridi? Qua ci sta la piagne. Finisce il capitolo? No. Oh, questa è la musica che c'è nell'intro. Cos'è? La Bambaraya Stone. Quindi grazie al potere delle tre spade possiamo attingere al potere supremo della Bambara Stone. Il tesoro è stato recuperato. Mate! Are o miro! Machi ni matta ze, kono toki o. またお前たちか。お嬢際が悪いぞ。バンバラヤの秘宝が復活ってことはいるんだろ。壺の妖怪叶えんです。やはりお前たちも来たか。しつこい奴らめ。水？どういうこと？ まいったぜ。 本当にその姿のままなんだな。 母ちゃん!母ちゃん!タント! わかるかい母ちゃん! オイラだよ! ずっと探してたんだよ! お母さん? 分取り一家の? で、それが壺の妖怪? どういうこと? バカ、行くな、タント! 今の母さん! 母さんじゃないんだ! まだ小さかったあいつには話してないんだ。母さんと壺の妖怪が合体していることを。なんだこいつは。離れろ。 ちなりだ! やばいぞ! なんだ? 塔が変形する? 秘宝を前にして。 なことが。タント、タントはどこだ。ごめんよ、オイラいつもみんなの足引っ張ってばっかでさ。瓦礫が。タント、動くな。待ってろ、兄ちゃん今行くからな。ここはわしとばあちゃんに任せろや。その通りだよ。親父、ばあちゃん、バスターズとの戦いでもう力が。 忘れしすぎたかの。
好き同士助け合いづらよいしょっこずるおばあさんおいらなんかのために担当お前ごめんよ兄ちゃん敵なのに友達になっちゃってありがとうよバスターズ弟を頼むぜおいスパッとキレーネ親父たちを追うぜ奴と決戦だああ行きましょう兄ちゃん兄ちゃんみんなおい奴らが上の階に追うぞさあ急げウィスパーウィスこの流れで私に来ますいやいやいやいやおかしいでしょうお前が一番その輪っかのハンドルに近いんだよ右に回して床を上げろそうだ早くやれ穴が閉じるぞあわわわわわわ右って言ったらどっちですいつも私が鼻をほじほじする方の手どっちでやってるかなんて知らないよですよねそうこっちこっちが右手はい息吸って右に力を入れて回すおいハンドルは右から回しちゃったら左に行くだろう。ミス。何やってんだサメ！Ragazzi, sta succedendo di tutto. È stato bellissimo. Questo capitolo credo sia il migliore in assoluto. Però dobbiamo ancora vedere gli altri. Ma non credo che questo che riusciranno a superare l'epicità di questo capitolo. Questa è stata una cinematic stupenda. Ci abbiamo fatta riuscire. Però dovevate andare su, credo, non in basso. Alcuni sono rimasti nella torre superiore, come la famiglia Bundori. E poi è arrivata anche la madre. Ah, ma quella è Kamasan. Con tanto! Finalmente siamo usciti. Ma quello è un della famiglia Bundori! Questo è tanto San, io e lui siamo amici. Questa sì che è una sorpresa. Certo che fa strano averlo come alleato visto che stavamo combattendo fino a poco tempo fa. Ragazzi, vi ringrazio, ma ora devo andare a cercare i miei fratelli. Che cosa intendi fare, quindi? Come intendi agire? E ora Jibanyan si è offerto di aiutarlo, però, però coinvolgendo tutti quanti i Busters. Mica stupido. Esattamente, Ma quella è una barretta di cioccolato! Oh, come farsi un amico! Il cibo è più buono se lo si mangia insieme. Vabbè. Ad ogni modo, non puoi essere cattivo se ti piace il cioccolato. Quello che ha detto Kamasan con il gelato, la stessa cosa. Ricomponiamoci e andiamo al piano superiore. Tanto, facci la guida. Avevo letto che Kamasan in realtà ha detto tanto diventiamo amici. Ma non pensavo amici così. Ok. E apre un sigillo. Buono, quindi tutta quanta la famiglia Bundori in teoria aprirebbe un sigillo? Oh, andiamo allora. Completiamo anche questo capitolo. Bene. Sono successe parecchie cose in questo capitolo, poi le leggerete anche sottotitolate durante la cinematic e anche insomma qualche le frasi che si sono scambiate, il succo di quello che si sono detti mentre i dialoghi purtroppo scorrevano da soli. Ad ogni modo, Kuji, per questo video è tutto. Nel prossimo, che ovviamente sarà ancora Yo-Kai Watch Busters 2, andremo avanti. E gli ultimi capitoli a questo punto penso che forse il decimo sarà l'ultimo capitolo, penso che lo dividerò in due parti almeno perché sarà piuttosto corposo, sicuramente anche più di questo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che troverete pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!